Signore e signori, un momento di attenzione, prego. Per garantire tutti i punti di vista, abbiamo invitato il geometra Antonio Silos e l'ingegner Giuseppe Cisterna dell'API. Mi faccia parlare, se ne vada, se ne va, io la querelo, io la porto in tribunale, botto, mi dovete fare... Buonasera, buonasera signori e signori, buonasera cittadini in comune, anche se non siete in comune, limitrofi diciamo. Io sono l'ingegnere dell'API. Siamo venuti qui oggi perché noi vogliamo cambiare strategia comunicativa, vogliamo essere più vicini ai bisogni e alle volontà delle persone. Anche se non siamo d'accordo con questa manifestazione, ci teniamo a fare delle considerazioni, perché noi siamo come voi, io sono come voi. Anche se sono un ingegnere e ho le ferie pagate tutto l'anno, l'anno scorso hanno dato un anno alle Seychelles, io sono come voi, anch'io da portare i bambini a scuola con il mio SUV e non so dove trovare il parcheggio, anch'io con mia moglie e la mia cara Amy non sappiamo bene se andare a fare le vacanze alle Seychelles o a Saint-Tropez, anche io devo pagare il mutuo per la seconda e la terza casa. Quindi signori e signori, io vi voglio dire che noi oggi siamo qui perché vogliamo diventare un tutt'uno con voi, noi dell'API e voi dei comitati, una cosa tutta insieme, una sinergia nuova, costruiamo un comitato comune, un comitapi, lo chiameremo comitapi, voi venite a lavorare, verrete a lavorare all'API e noi verremo alle vostre manifestazioni. Che c'è da? Che c'è? Non siete d'accordo? Ma guardate che noi veramente in questo momento stiamo cambiando strategia comunicativa, ve lo voglio anche dimostrare. Io e il mio geometra qui ha deciso di mettere in rima le vostre considerazioni, tanto per farvi capire che siamo tutti insieme. E quindi canterò questa canzone aspettandomi che finalmente diremo una cosa unica. Prego maestro. Teresa, io ti sento, guarda verso il mare, ma davanti c'è l'api, non pensa che sia normale. Teresa parla poco, c'hai labbri screpolanti, mi indica un rigassificatore, a porto ricannati, lei dice che è tutto un business per l'anonima Petroli e che scoppierà tutto e noi rimarremo soli. Lo so, la canzone non era delle migliori, me ne sono pure scordato un pezzo, però voi dovete essere tutti insieme con noi, perché se succede qualcosa per esorcizzare ogni paura, io vi faccio un altro pezzo. Domanda. Quale domanda? Questa.
Molti affermano che la temperatura del mare con il rigassificatore subirà un drastico raffreddamento. Cosa ci dice in proposito? Un drastico raffreddamento subiamo. Sì. È proprio sicuro, lei? Lo dicono. Beh, vabbè, ma questa è una grandissima opportunità. Insomma, cerchiamo anche di coinvolgere il pubblico. Lei, signorina, cosa mi dice? Lei che guarda tanto, cosa va a guardare? Qual è, secondo lei, il problema che si dà ai nostri costi qui? L'innalzamento della temperatura dell'acqua, ma siete veramente, avete un chiodo fisso. Il nostro problema più grande è la mucillagine. Mucillagine, ripetete con me. Mucillagine. Ecco, signorina, per favore, dov'è quella splendida ragazza? Mi porti una lavagna qua. Mi scriva mucillagine, che non so se con due L o con due G. Come si scrive? Allora, lo scriva lei, io sono un po' così, un po' analfabeta. Mucci-i, ah, c'è anche la I. Mucillagine. Tre G. Ne. Mucillagine. Ecco, benissimo, come voi potete vedere, questo, ma signorina, questo è uno dei grandissimi problemi che si hanno alle nostre coste. Ora, come diceva prima il signore, sembra che con il nostro impianto, rigassificatore, noi metteremo nell'acqua del mare un po' di acqua fresca. Adesso scusate un attimo perché non ricordo bene il... Scusi, c'è un cellulare per caso, c'è qualcuno che ha un cellulare, mi dia un cellulare, vale. Ecco, un attimo che devo chiamare il Gianji. Ok, Gianji, ciao Gianji, ecco sì, sono qui ancora, sì, fa un po' caro, lo so, tu stai bene? Tutto bene, bene. Beh, allora, guarda, qui sono con i comitati, mi stanno chiedendo a quanto è la temperatura di affidamento del gas. Ah, meno 160 gradi, scriva signorina, meno 160. Oh, ti ringrazio Gianni. Vabbè, che fai stasera? Eh? Andiamo al party? Ah, vabbè, non ci sto pure io, dai, prendo su. Vabbè, porta anche la Lori, eh? Ah, viene anche Brandoni. Ma ora un puttantone sei anche Brandoni, è una figata, dai! Dai che ti divertiamo! Grazie. Allora, scusate, allora comunque, qui abbiamo la temperatura 160 gradi. Dunque, la temperatura dell'acqua del mare invece, quanto è? Qualcuno lo sa? 25, okay. Allora quindi qui mettiamo 25, no? Quindi meno 160 più 25, allora dovrebbe fare, meno 150, ecco qua, meno 135 gradi, avremo un mare a meno 135 gradi, signori, ma... ecco questo. Sono gradi Celsius o Fahrenheit? Chi è? Celsius i gradi o Fahrenheit? No, se Celsius non so. Ma adesso che ore? Le 7:15, 7:30. Allora è possibile che Fahrenheit. Sicuramente saranno gradi Fahrenheit. Sì, sì, ce lo scrivo. Allora, diciamo che verso notte la temperatura è questa qui, meno 135, va bene? E quindi... immaginatevi una bella stricone di ghiaccio davanti all'Appi, voi operai che venite a lavorare in pattini, eh? E noi che invece stiamo lì sulla sdraio dentro il rigassificatore. Ma è una grandissima opportunità, signori, eccolo qua. Io non sarei così scettico su questo rigassificatore, più ne parlo più me ne convinco, ecco, sì. Cos'è? Ho un'altra domanda. Dica, sono a disposizione. Ma è vero? Collaborativa, dica. Ma scusi ingegnere, è vero che nel processo di lavorazione in acqua si riverserebbero tonnellate e tonnellate di varichina? Varicosa? Varichina! Varichina! Ecco cos'era l'ipocloreto di sodio, ecco, non ve lo potevo dire questo dicendo, varichina dice! Varichina! Lo scriva signorina, varichina! Ma signori, ma guarda, sulla storia della varichina voglio essere il più trasparente possibile, ecco. Cioè, allora, la varichina, noi abbiamo, ma pensa
Senta, se qui ci sono delle signorine, non sanno, con questi nuovi ritmi lavorativi, passate le domeniche, tutte le domeniche a fare il bucato. E io dico, signorina, voi potete venire con i vostri uomini, anche con i bambini, portate direttamente, i bambini li mettete direttamente in mare, così, cioè, si puliscono anche da tutto il sossume che c'hanno quando giocano con gli altri bambini, che schifo. Comunque, no, dico, vabbè, cioè, mettete anche i panni direttamente in acqua, voi state lì tranquilli, prendete il sole, e poi a tarda sera, quando i gradi Fahrenheit, mi sembra che con la temperatura comincia a diventare un po' freschina, voi ritirate fuori i vostri panni, tornate alla maison e intanto va bene, è andato tutto bene, no? Che dici? Cioè, una splendida idea, via. Cioè, guardi, io non ne vedo proprio, non ne vedo proprio perplessità su questo rigassificatore. E noi qua abbiamo costruito in miniatura un impianto esattamente funzionante, eh? Cioè, guardi, questo qui funziona benissimo, non ha rischi, non ci sono nessuna possibilità che qualche cosa possa venire all'interno di questo impianto. Non ci sono rischi, lo dico e qui lo ripeto. Signori, se volete potete anche avvicinarvi, toccare l'impianto. Cioè, guardate, API, noi dell'API, anonima per gli italiani, perché siamo anonimi? Perché non vogliamo rischi. Cioè, se no, scusi, io metto il mio nome, questo qui è un impianto di... No, no, è anonimo. E quello dopo concerto, eh? Da chi vai tu? Eh? Da chi vai? Qualche barba che c'ha. Dai, 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 insomma, azioniamo questo impianto di rigassificazione e facciamo vedere a tutti quanto sia impossibile ogni rischio. Non va, non va. È rotto. Ma perché si è rotto? Ma è strano, eh? Va bene, comunque, io direi che la nostra... va bene, ho parcheggiato in seconda fila, scusate, devo andare un attimo, non vorrei assolutamente che questo impianto potesse esplodere. Grazie a tutti, eh? Ci rivediamo all'API, ci rivediamo.